Un progetto particolare che abbiamo proprio denominato Verso l'autonomia, integrazione sociale dei caregiver, sia italiani che stranieri, quindi ragazzi che sono per le ragioni più svariate vissuti e cresciuti fuori famiglia. In questo progetto cerchiamo di portare qualche cosa di innovativo, proprio dal punto di vista del coinvolgimento diretto dei ragazzi nel loro progetto di vita, rafforzando quindi quelle che sono già le loro capacità e attitudini, ma che ancora non sono in grado di sviluppare da soli per raggiungere poi quegli obiettivi che nel loro immaginario hanno ancora in mente. E quindi abbiamo cercato un momento di fare qualche cosa che potesse diventare una coprogettazione con i ragazzi, chiedendo loro: ma tu in questa tua fase di vita, con il lavoro che fai o con il lavoro che non hai, con la tua situazione familiare, amicale, che cosa ti piacerebbe, di che cosa avresti bisogno? Qual è un tuo desiderio? Che cosa vorresti realizzare? E devo dire che sono venute fuori delle riflessioni inaspettate, devo dire, perché dimostrano una maturità anche superiore di quanto uno non possa pensare in prima battuta, e che quindi con una spintina, un accompagnamento, un sostegno invece riescono poi a fare. Caregiver sono tutti quei giovani di un'età compresa tra i 18 e i 25 anni, in uscita da percorsi di tutela, in uscita o usciti, ovvero ragazzi che hanno vissuto per un periodo della loro adolescenza, della loro infanzia, in una comunità per minorenni, in una casa famiglia o in una famiglia affidataria, e che quando concludono il loro percorso si trovano in una situazione di necessità e di bisogno dovuto al fatto che molto spesso sono soli e senza un supporto familiare o comunque di tipo sociale. E quindi che cosa succede? Agevolando interviene? Agevolando interviene ed è nata apposta per intervenire in questo ambito, per dare quindi l'opportunità ai ragazzi in uscita da questi percorsi di poter avere delle soluzioni, di poter trovare per loro delle soluzioni a livello abitativo, lavorativo, relazionale e del benessere psicologico. Chi vi aiuta? Chi sostiene i progetti di Agevolando, i progetti della rete dei caregivers e come l'Italia si rapporta all'Europa? Il sostegno di Agevolando è comunque faticoso, nel senso che noi facciamo progetti, scriviamo progetti, presentiamo i progetti ai bandi, sia pubblici che privati, a fondazioni, donazioni, eccetera, ma non abbiamo dei servizi che prevedono delle rette o altri contributi di tipo pubblico, quindi è tutto un lavoro che continuiamo a fare di raccolta, di ricerca e di progettazione per riuscire a trovare le risorse per dare appunto queste opportunità ai ragazzi.